Azzeramento della lista di attesa grazie all'allargamento della rete e corrispettivi adeguati alle effettive spese sostenute dalle associazioni. Sono le principali novità della nuova convenzione per il trasporto sociale che la Società della Salute Aria Pratese ha sottoscritto con il terzo settore per il prossimo triennio, rinnovabile per un ulteriore biennio. Cambia radicalmente l'impostazione alla base del servizio di cui oggi usufruiscono 350 persone nell'area pratese. Quello che facciamo lo facciamo in una modalità, diciamo, completamente diversa rispetto al passato, cioè non c'è più il bando in cui poi uno partecipa, c'è la coprogrammazione e la cogestione. È, come dire, è effettivamente un rovesciamento della situazione. Il numero delle associazioni che gestiranno il servizio sale a 11 grazie all'ingresso di Pubblica Assistenza all'Avvenire, Croce Rossa, Misericordia di Poggio a Caiano, Auser, T'Accompagno, Io Val di Bisenzio, che si aggiungono al gruppo già operante. Significa avere più enti a disposizione con un raggio maggiore di copertura. Questo garantirà risposte immediate alle famiglie perché aumenta l'offerta. Fino ad oggi, infatti, una decina di utenti in media, in base alla distanza e alla tipologia di mezzo, era costretta ad aspettare anche qualche giorno prima di vedere accolta la propria richiesta. Noi avevamo prima una lista d'attesa perché tutte, diciamo, le associazioni che facevano il servizio non riuscivano